E allora seguiamo subito uno dei consigli della dottoressa Lapini. Andiamo a fare attività fisica, ma lo facciamo anche imparando a gestire le emozioni quando si pratica uno sport e magari siamo alle prese con una competizione. Diamo la linea a Riccardo Ciccarelli. Gloria, noi siamo tornati ospiti della società Petrarca, la ginnastica Petrarca, questa volta per parlarti non di agonismo ma di un importante elemento, perché è proprio inserito all'interno della carta dei valori di questa società storica per la nostra città. Parliamo della cultura dello sport. C'è un progetto collegato che è proprio al centro di questo nostro collegamento. Te ne parliamo iniziando con il presidente della società Petrarca, Simone Rossi. Per noi cultura dello sport significa partire dai bambini, dalle bambine, dai ragazzi, questo è il nostro punto di partenza. E il percorso cui facevi riferimento significa proprio per noi partire dalle esigenze, dai bisogni dei ragazzi, quindi l'insegnamento del gesto atletico si inserisce in un percorso che è a più ampio spettro. Questo significa che c'è sì l'aspetto agonistico, ma soprattutto c'è l'aspetto che guarda all'emotività, al vissuto, alla persona, potremmo dire dunque all'atleta, ma anche all'uomo, alla donna. Sì, assolutamente così. Noi crediamo che anche nel mondo del dilettantismo sportivo ci sia necessità anche di rompere un po' gli schemi, di rivedere con occhi nuovi quello che si è fatto fino ad oggi. Noi vogliamo proprio mettere in discussione quello che stiamo facendo per migliorare sempre di più. A partire dagli agonisti dobbiamo pensare che l'insegnamento del gesto atletico, il gesto tecnico è fondamentale. Però accanto a supportare i ragazzi, i nostri ragazzi, anche nella gestione di tutto il mondo emozionale diventa un aspetto davvero critico di successo. Ma questo, dicevo, parte dagli agonisti, ma sarà un percorso che andremo via via ad estendere anche a tutto il resto del mondo, ai nostri ragazzi. Un percorso che ha visto la società Petrarca affiancare ai tecnici la figura professionale della psicoterapeuta. Sì, assolutamente, per noi abbiamo capito che è una figura, è un professionista che abbiamo la necessità di avere al nostro campo per mettere a disposizione di ragazzi, ragazze e delle famiglie qualora lo vogliano. È veramente un aiuto di cui riteniamo oggi indispensabile. Quanto può influire la gestione delle emozioni, che di per sé è un aspetto molto complesso anche nella vita quotidiana, nello sport, come si riesce appunto a gestire questa vastità di emozioni? Lo sport è emozioni, lo sport si fa col corpo ma anche con la mente, tant'è che ad altissimi livelli i risultati, la differenza della prestazione la fa proprio la gestione delle emozioni. Le emozioni sono ciò che muovono la componente quotidiana delle nostre giornate, ma lo è ancor di più all'interno del mondo dello sport, dove il controllo diventa una componente sicuramente fondamentale. Il controllo delle emozioni deve essere qualcosa di veramente importante da trasmettere alle nostre atlete, ma soprattutto a tutto il sistema organizzativo, in quanto ci permette di avere una comunicazione efficace con noi stessi e soprattutto di aumentare la consapevolezza personale per raggiungere dei livelli maggiori. In che modo avviene appunto questo percorso con le atlete? Come lo avete strutturato? Naturalmente divertendoci, perché una componente importante per un buon apprendimento è appunto un'emozione positiva come la gioia. Quindi gruppi di lavoro che si cimentano su strategie e tecniche di consapevolezza emotiva sono all'avanguardia in questo momento nello scenario del mondo dello sport. Le ricerche ci dimostrano sempre di più che è sempre più importante aiutare le atlete, le giovani atlete, i giovani atleti a sintonizzarsi con la propria capacità di mentalizzare le emozioni, dandogli un nome, riconoscendole all'interno del proprio corpo, ma soprattutto strategicamente indirizzarle per massimizzare il proprio comportamento rivolto all'obiettivo da raggiungere. Le chiedo se all'interno delle emozioni che vengono trattate anche per la loro gestione c'è un elemento che accomuna un po' tutti gli sportivi, la cosiddetta ansia da prestazione. Esattamente, chiamiamola la paura semplicemente, è un'emozione trasversale che in certi casi aiuta e in certi casi può creare delle difficoltà. Ogni emozione è sicuramente funzionale, è semplicistico ridurle in emozioni positive e negative perché ogni emozione ha la sua valenza e siamo qui proprio per trasmettere gli strumenti e le tecniche pragmatiche per trasformare i limiti in risorse anche nell'ambito delle emozioni. In che modo questo percorso si inserisce
cresce e si allaccia anche con la parte tecnica. Allora, oltre all'attività Gold e Silver che stiamo portando avanti, con i diversi campionati sia a livello di squadra che individuali, la sezione dell'Aritmia ha sentito una necessità di intraprendere in questa prima parte dell'anno un percorso con la dottoressa Marcheselli, perché oltre all'aspetto appunto tecnico e fisico abbiamo appunto deciso di andare a lavorare sulla gestione delle emozioni delle nostre atlete. Inoltre abbiamo fatto anche uno stage con Stefan Ivanov, che è un ex ballerino tecnico federale e giudice internazionale bulgaro, facendo uno stage di 3 giorni lavorando appunto con le nostre ragazze. Questo perché comunque sia, oltre ad arricchire un nostro bagaglio tecnico, ha permesso alle ragazze di lavorare anche con altri tecnici. Inoltre ci stiamo preparando in questo momento per il campionato di Serie C e per il campionato squadra Gold Allieve, che ci sarà nei prossimi mesi. Grazie a Riccardo Ciccarelli per questo davvero interessante approfondimento e tra poco, subito dopo una piccola pausa, Spunti e Spuntini continuerà con Susanna Cutini, Alex Revelli Sorini, saranno con Bruno Bugonovic per parlare di come imparare a mangiare. Io invece vi do appuntamento a domani per altri Spunti e Spuntini.